Buonasera a tutti e ben ritrovati. Anche a nome del Presidente dell'Associazione Culturale Aldo Moro, il Sindaco di Castenedolo, Giambattista Groli, e di tutti gli associati, porgo un caloroso saluto a voi qui presenti, ai telespettatori di Teletutto 2 che ci seguono in diretta, di Super TV e a coloro che ci ascoltano attraverso Radio Radicale. Rivolgiamo un particolare saluto e ringraziamo per la loro presenza il dottor Antonio Caprarica, giornalista, scrittore, a tutti noto corrispondente da Londra per Rai TV. Dopo la presentazione lo scorso mese di marzo del volume Ci vorrebbe una Thatcher, è nuovamente ospite questa sera della rassegna Castenedolo Incontra, in veste di autore del volume, il romanzo dei Windsor, edito da Sperling & Kupfer. Salutiamo e ringraziamo per essere qui la senatrice Anna Finocchiaro. Già Ministro della Repubblica per le pari opportunità nel governo Prodi, dal 2008 al marzo 2013, capogruppo al Senato del Partito Democratico. Attualmente Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato e componente della Direzione Nazionale del Partito Democratico. Salutiamo e ringraziamo per la sua presenza il dottor Vittorio Feltri. Buonasera. Giornalista, già direttore e ora editorialista di Il Giornale. È con noi anche Ilaria D'Amico, giornalista e conduttrice televisiva di Sky. Salutiamo e ringraziamo per essere qui il senatore Paolo Corsini. Già sindaco di Brescia e attualmente senatore del Partito Democratico. Lascio la parola ora a Ilaria D'Amico che condurrà la serata. Grazie a tutti. Grazie, buonasera, ben trovati. Siamo in un luogo particolare, no? Una chiesa sconsacrata, così gremita. Insomma, vedere le chiese gremite in questo periodo è veramente già un avvenimento, in questo caso di sera, per sentirci raccontare di cultura, ma di intrighi, di potere, di storia, di tradimenti. In questo libro si dice anche tanto altro, insomma, è un libro che parla, come dice in maniera ironica Antonio Caprarica, anche di mutande molto, di pizzi emerlenti sotto le vesti e le crinoline. Ma perché? Perché è un libro che racconta effettivamente non solo quello che si sa di questi 300 anni della storia della più longeva monarchia esistente, ma anche insomma sicuramente la parte privata, perché è impossibile non raccontare i vizi privati quando si pensa a questi 300 anni degli Windsor. In questo, scusate, ovviamente la conduttrice della serata si è dimenticata il telefono in vibrazione, grazie Vittorio, scusami. Naturalmente questo è un luogo dove vi incontrate, ci si incontra in diverse edizioni, perché qui si raccontano i fatti politici, ci si confronta anche attraverso i libri, la cultura, sulla storia, gli intrecci della politica. E beh, questo succede anche in questo libro di Antonio Caprarica, perché indubbiamente raccontare gli anni di governo della monarchia britannica significa anche raccontare la politica, il modo di essere particolare, originale, tradizionale, moderna in certi momenti della storia, pur rimanendo conservatore nella sua sostanza, della monarchia inglese rispetto alle tante altre, in particolare naturalmente in questi 60 anni ormai abbondanti di Elisabetta II. Ovviamente si intrecciano anche i fatti della politica, i vari rapporti. Io da qui partirei un pochino, visto il luogo e la manifestazione che ci ospita Antonio Caprarica, cedendo per primo la parola a te per
come dire, tratteggiare quella parte che in questo libro ha più a che fare con la parte, diciamo, seria, per arrivare poi al racconto di quello che forse conosciamo meno, ma che ci stuzzica anche di più in questa lunga storia di 300 anni di virtù pubbliche e di tanti vizi privati. Una delle cose che mi aveva colpito, Antonio, è il rapporto, sempre molto cordiale formalmente, che pure è vissuto su un grande appoggio pubblico in momenti difficili, da parte di Blair alla regina Elisabetta. Ovviamente un Labour che diventa addirittura un New Labour, quindi vuole innovare, si fregia anche di tagli significativi, eccetera, però comunque si immagina da fuori che invece questo rapporto sia stato idilliaco tra l'Elisabetta II, regina sovrana, che ha nel periodo più difficile ricevuto un appoggio così chiaro nel passaggio dopo la morte di Diana, no? Anche sulle strategie, e l'allora premier, e invece è forse l'unico premier insieme al suo successore che non troviamo invitato al matrimonio del secolo, quello del nipote, dove lei, si sa per tuo racconto, che ha praticamente stilato la maggior parte degli invitati nella lista di nozze. Ma guarda, questa vicenda del rapporto tra Blair e Windsor è una testimonianza della inesistenza della gratitudine in politica. In generale, forse anche nella vita, è meglio non far del bene, dicevano i vecchi, per non trovare del male, ma nel caso specifico la regina Elisabetta deve a Tony Blair gran parte della salvezza della monarchia nei giorni critici della morte di Diana. Tutti voi avete visto The Queen, avete visto Helen Mirren nei panni di Elisabetta e sapete perfettamente che fu Tony Blair a spingere la regina ad andare in televisione, Tony Blair a spingerla. Vedete, il problema che si creò, il cortocircuito che si verificò in quei giorni in Inghilterra, era il cortocircuito tra un'istituzione veneranda e medievale, qual è la monarchia, che rifiutava di modificare un rituale consolidato nei secoli, e la sensibilità e le esigenze del tempo moderno. Il pubblico, sobillato da quei facinorosi dei tabloid, e soprattutto dal perfido Sun, che come noto è proprietà di un repubblicano australiano come Murdoch, il pubblico ad esempio rimproverava moltissimo alla regina il fatto che la bandiera non fosse stata calata a mezz'asta su Buckingham Palace, dimenticando, stranamente, perché poi gli inglesi di queste cose se ne intendono, che su Buckingham Palace, almeno fino al 1997, c'era solamente lo stendardo reale, e che lo stendardo reale non si abbassa mai, nemmeno quando muore il re, perché ce n'è subito un altro dopo. Lo stendardo reale non c'è solo quando la regina non è a Londra, non è nella capitale, non è nella sua residenza. Solamente in quel caso. Quindi la bandiera, lo stendardo reale non poteva essere abbassato e l'Union Jack non c'era sul pennone di Buckingham Palace. Quello che la gente chiedeva, cioè la bandiera a mezz'asta, semplicemente non poteva essere dato perché non faceva parte del rito e del cerimoniale che la monarchia ha seguito per secoli. Il merito di Blair è stato di inventarsi. Blair è un uomo, un formidabile comunicatore. In Italia si parla spesso della democrazia populistica, e quando si parla di populismo in Italia si pensa immediatamente a un altro grande comunicatore come Berlusconi. Tony Blair non ha molte, ovviamente, delle caratteristiche di Berlusconi, soprattutto pare che sia sempre stato molto fedele alla moglie, non lo sappiamo, ma certamente... Tu ci vuoi già portare sul non ho resistito alla battuta, ma... Con Berlusconi invece condivideva una grandissima capacità di intercettazione degli umori del pubblico e era in sostanza stato davvero un primo leader populista britannico, il primo a governare tenendo costantemente conto dei sondaggi. L'unica volta che non l'ha fatto è stato rovinoso, è stata la scelta della guerra in Iraq. Il Tony Blair del 1997 era in uno stato di grazia e immediatamente si inventò alla morte di Diana, intanto il sobriquet che poi ha accompagnato sempre la memoria della principessa, no? The People's Princess,
la principessa del popolo, la principessa della gente. Lui spinse la regina ad andare in televisione. La regina voleva rimanere a Balmoral, non tornare a Londra, non perché sia particolarmente atona dal punto di vista sentimentale, non perché sia particolarmente fredda, anche se è vero che cavalli e cani magari la scaldano più degli esseri umani, però voleva rimanere a Balmoral perché lì c'erano i nipoti, voleva in qualche modo curarsi dei nipoti, sottrarli a quella ordalia che fu poi il funerale, eccetera. Poi potete immaginare che cos'era per due adolescenti quel passaggio. Ma Blair aveva ragione, e quindi la monarchia in qualche modo fu costretta a seguire le sue indicazioni, e quelle indicazioni la salvarono nei giorni della collera. Il gesto della regina di chinare il capo davanti al feretro di Diana concluse la crisi, immediatamente riappacificò la monarca e il popolo. La cosa che oltretutto i Windsor non hanno perdonato, forse più della mancata gratitudine o del fatto di non voler essere riconoscenti a nessuno, probabilmente non hanno perdonato a Tony Blair, i figli della principessa non gli hanno perdonato di avere utilizzato la madre politicamente, la memoria della madre politicamente, e i Windsor più vecchi non gli hanno perdonato la descrizione delle vacanze, quando è uscita l'autobiografia di Blair, la descrizione che Blair fa delle vacanze che ogni anno era costretto a trascorrere a settembre a Balmoral. Questa è una prova alla quale tutti i primi ministri devono sottoporsi, e non è una prova facile effettivamente, e Blair era particolarmente infastidito da un cerimoniale che è precisamente il famoso barbecue di Filippo, e nel suo libro trascrive passaggio per passaggio questa ridicola cerimonia in cui i Windsor fanno finta di essere gente normale. Filippo accende la carbonella, prepara la brace, mette lì a cuocere le salsicce, dopodiché Filippo e la regina sparecchiano e Sua Maestà si mette i guanti di gomma e rigoverna i piatti. Adesso voi capite bene che nessuna persona seria potrebbe nessuna persona normale può prendere sul serio questo cerimoniale, e Blair gliel'ha spiattellato in modo molto critico. Ha pagato pegno, poi non ne parliamo dei rapporti con la Cherie Blair. Cherie Blair è esattamente il tipo di donna che molte femministe inglesi vorrebbero vedere al posto di Kate Middleton, perché la cosa buffa è che molte femministe anche di quel paese, delle donne rispettabilissime, naturalmente molto impegnate nella battaglia per la parità, ma pretendere da una principessa, madre del futuro re, futura regina, che si metta a fare la suffragetta è un po' troppo. Una famosa scrittrice, Hilary Mantel, le ha rimproverato esattamente questo, di incarnare una figura molto tradizionale nel panorama inglese, di non dare voce ai mutamenti che le donne chiedono. Ma è una cosa che non si può chiedere alla principessa di Galles o alla futura principessa di Galles, perché il suo ruolo è quello sempre tipico della famiglia, che, come sapete, e concludo, si fa chiamare anche, o si autodefinisce, the firm, la ditta. E il compito della ditta è molto semplice: fare charity, cioè beneficenza, rappresentare la nazione, evitare, pensate che la regina Elisabetta trovava molto più simpatico il laburista Wilson della conservatrice Thatcher, per una ragione elementare: la Thatcher fomentava la divisione e la discordia, Wilson, davvero monarchico qual era, si preoccupava di governare di compromesso in compromesso, anche se questo comportò per l'Inghilterra l'inverno peggiore della sua storia recente. Senatrice Finocchiaro, prima di tornare a parlare di Windsor, io le chiedo a questo punto, visto il rapporto illuminato, no, da uomo della sinistra riformatrice che ha rappresentato Tony Blair, se lei vede ai giorni nostri, o rappresentando lei una delle voci più autorevoli da sempre del Partito Democratico, ha intravisto nella storia recente, nella storia passata, il Blair del Partito Democratico italiano. Chi è secondo lei? O la Blair, magari è femmina.
Lei non mi attiri nella trappola di cominciare a parlare di questo. No, è un passaggio, proprio un piccolo sorvolo. So che i miei interlocutori sono tutti maschi, non sarebbero così appassionati. Riterebbero che il modello Kate Middleton è quello giusto per la serata, non esatto. Andiamo oltre. Walter Veltroni fu, secondo me, con caratteristiche ovviamente molto diverse, molto più calibrate sulla situazione politica italiana, sulla storia politica del suo, del nostro partito, fu il tentativo di dare alla sinistra italiana appunto un uomo che fosse paragonabile a quello che Tony Blair fu per la Gran Bretagna. Probabilmente sì, probabilmente Walter Veltroni. Ci sono dei passaggi proprio in questo capitolo dedicato a Blair che io le chiedo, vorrei leggervi, sì, per capire se davvero in Italia noi possiamo andare verso questo. Non abbiamo una monarchia, è stato considerato tacciato, no, di essere... No, non ce l'abbiamo? Aspetti, stavo dicendo, tacciato di essere un monarca molte volte, ultimamente Re Giorgio, ma con altro tipo di accezione, non so se poi... Non mi riferivo al Presidente lo della so, Repubblica, e poi abbiamo la famiglia permesso. Reale, nel senso che abbiamo una serie di fissazioni italiane, almeno quanto gli inglesi sono fissati con gli Windsor, che è sicuramente una fissazione legata alla famiglia Berlusconi e Silvio Berlusconi, di cui si parla a prescindere dalle gesta costantemente. Detto questo... vi leggo un passaggio. Non, nessuno può dubitare, dice Antonio Caprarica, dell'intelligenza politica di Elisabetta nella crisi più grave della monarchia dopo l'abdicazione di Edoardo VIII, di cui si parla poi dettagliatamente in un altro capitolo. Ciò non smentisce l'aiutino del governo laburista, che non emise nemmeno uno spiffero di repubblicanesimo, che è insomma il ruolo, no? E la matrice dalla quale indubbiamente deriva quel partito. Anzi, si diede molto da fare per difendere la famiglia reale, ben più di quanto ci si aspetterebbe dai più lontani eredi del feroce antimonarchico Keir Hardie. È un debito di gratitudine che però Sua Maestà è parsa molto riluttante a riconoscere. In linea con quanto diceva di lei l'ex segretario Charteris, si dice Charteris? Come spesso accade, e non solo ai reali, il ricordo dell'aiuto in qualche modo subito nel momento di difficoltà sembra suscitare risentimento. Qual è la cosa che io le volevo chiedere, se pensa che possa essere un atteggiamento italiano, senatrice Finocchiaro? È l'idea di una collaborazione nel momento in cui si può approfittare e dare, no, la croce addosso a chi, anche in qualche modo incarnando dei valori politici, ammesso che la monarchia rappresenti un valore politico antitetico comunque al laburismo, chi si sarebbe preso la briga di fare come Tony Blair, cioè di andare incontro e suggerire addirittura la strategia di unione e non di divisione, quindi di non fregiarsi di come dire, portare avanti le radici storiche di quel partito a fronte di un benessere della nazione o di una riunificazione della nazione in quel momento divisa? Ma io non sono ovviamente un'esperta come Caprari, che credo sia il massimo esperto italiano di questo, però a me pare che per i laburisti, per i conservatori, la monarchia britannica sia una sorta di assicurazione sulla vita della nazione, nel senso che le categorie che noi adoperiamo per esaminare la politica di ciascuno Stato nazionale, che non sia appunto la Gran Bretagna, sono categorie che in Gran Bretagna si sommano ad un altro livello, che è il livello di garanzia assicurato dalla corona, di garanzia dell'unità nazionale, dell'identità nazionale, dello stesso spirito nazionale. E questo a prescindere dal fatto che poi si alternino laburisti e conservatori al governo e che ciascuno di loro possa avere sulla monarchia, probabilmente anche a dispetto di quella che può essere la loro collocazione politica, un'idea più o meno, diciamo così, amichevole. Non c'era ragione per cui Blair dovesse approfittare di un momento di difficoltà della monarchia e di Elisabetta II. Non ce n'era ragione alcuna, ed anzi
la complessiva identità, qualità, autorevolezza, dignità della Gran Bretagna, coinvolta comunque come paese allo scenario di una tragedia come la morte della principessa Diana, stava a cuore a Blair quanto stava a cuore a Elisabetta II o a ciascuno dei suoi familiari. L'idea perché la crisi della monarchia britannica è, come dire, l'allontanamento, addirittura in alcuni momenti addirittura il rancore che il popolo britannico, e devo dire uomini e donne di mezzo mondo, perché fu un evento planetario la morte di Diana, potessero nutrire nei confronti di Elisabetta II, era un problema per l'Inghilterra, non era un problema che riguardava esclusivamente la casa reale, dalla quale il partito laburista avrebbe potuto trovare vantaggio. E se noi non cogliamo questo scarto che esiste appunto tra il governo e l'istituzione monarchica, credo che non comprendiamo quasi niente. In quel caso Blair, utilizzando, come diceva Caprarica, la sua straordinaria capacità di comunicazione, avendo intercettato questo rancore che montava, consigliò a Elisabetta II di fare uno sforzo sulla sua propria natura, di comprendere cosa stesse accadendo e di comportarsi di conseguenza. Fu la salvezza non soltanto di Elisabetta II, ma io credo più e complessivamente dell'Inghilterra. Che poi Elisabetta II non gliene fosse grata è facile da capire. Insomma, capita, credo, nella vita quotidiana di ciascuno di noi di trovarsi in un momento di difficoltà, se ad aiutarti in un momento difficile una persona dalla quale non vorresti mai essere aiutato, probabilmente poi dimentichi la gratitudine e magari assecondi quel sottile, perfido risentimento di fondo, ma questo sta nella natura umana, nell'imperfezione della natura umana. Grazie, senatrice Finocchiaro. A me interessa molto capire, Vittorio Feltri, in quale di questi personaggi tratteggiati da Antonio Caprarica si è, insomma, non imbattuto più volentieri, ma insomma quasi appassionato, abbia riconosciuto qualche personaggio caro anche al panorama italiano, politico. Ma che domanda difficile. Cioè, sono tanti dissipatori, sì, sì, simpatici secondo me a te nel modo di essere raccontati. Devo però fare una brevissima premessa. Io sono diventato monarchico. Ecco. Questo è un annuncio di stasera o l'avevi già detto? No, ho già detto, ma immagino che non tutti seguano le sciocchezze che io quotidianamente spargo sui giornali. Le perle. Sono diventato monarchico dopo l'esperienza al Quirinale di Scalfaro. Io ho pensato, adesso divento monarchico, perché proprio, poveraccio, lo stimavo anche, ma non lo reggevo, avevo qualche problema di simpatia, eccetera. E pertanto io guardo con simpatia alle monarchie, delle quali però non mi interessa assolutamente nulla. Windsor, io la storia l'ho un po' appresa adesso leggendo il libro di Capranica, che devo dire mi ha anche consolato, perché ho capito una cosa, che le corna, per esempio, affratellano i popoli. Cioè, ho trovato anche dei, non li vorrei chiamare profumi, ma insomma, neanche sapori, ma un clima anche un po' italiano. Voi, io vi raccomando di leggerlo questo libro, perché troverete... È consolatorio, sì, per certi è abbastanza versi, consolatorio, però... nel senso che le corna sono veramente democratiche, cioè ci sono dappertutto, è una cosa meravigliosa. Si praticano con grande facilità, si intrecciano. E poi devo anche, sono grato a Capranica che non ha parlato di Berlusconi, che è una cosa grandiosa. Ovunque io vada mi parlano di Berlusconi, adesso un po' anche di Letta, devo dire. Ma in Letta sono due, quindi si accetta già più volentieri. Ma in qualsiasi, ma persino al bar mi chiedono, ma lei cosa dice di Berlusconi? Ma è già stato detto tutto.
Parliamo delle corna, tant'è che adesso anche nei talk show, voi avrete fatto caso, si va un po' in profondità finalmente nelle questioni. Fa l'approfondimento delle corna. Sì, si fa. Giovedì scorso abbiamo visto uno spettacolo meraviglioso, tant'è che ha, mi pare che si chiami Servizio Pubblico, che ha avuto un successo strepitoso con degli ascolti record, molto interessante. Io poi quando qualcuno fa degli ascolti immediatamente lo stimo, perché vuol dire che è stato capace di attizzare l'interesse del pubblico. E per esempio io nel pomeriggio ho registrato una mia piccola trasmissione su una televisione locale, si chiama Tele Lombardia, e sono arrivato all'ultimo momento trafelato e al cosiddetto conduttore dice: ma tu, ma qui non hai portato neanche una lesbica, cioè come facciamo a fare gli ascolti? Ma portato, cioè, neanche una santa anche, cioè, capisci? Invece mi siete complicati ecco, lì diciamo che l'eleganza la lasciamo. La cosa che mi ha stupito del libro di Capranica, mi ha stupito relativamente perché lo sento sempre parlare in televisione, conosco il suo stile, la sua capacità di raccontare con molto garbo le vicende inglesi, in particolare quelle della casa reale. E quindi il libro in certi momenti mi ha evocato Woodhouse, perché c'è un tratto anche sottilmente umoristico, quindi la sua capacità di raccontare le corna in modo diverso e molto più elegante, per esempio di Santoro, che pure è un collega stimabilissimo, però queste corna buttate in faccia, e poi ogni volta il condominio delle olgettine, la differenza è tutta qui. Le corna inglesi sono corna, ma fatte bene. Bisogna. Ti interrompo, cioè. Vittorio. No, è giusto. Per dire però che, ad esempio, anche i maschi Windsor, no, solo questo inciso a proposito di condominio, lì a Londra invece c'era la villa di Twickenham. Tutte le signore scartate finivano a Twickenham. Beh, capisci. Sempre mantenute. Però, certo, una bella diversità tra la villa e il condominio delle oggettine. Questo me lo consentirai. Voglio dire, c'è questa preoccupazione che io trovo anche, diciamo, un segno anche di umanità e di generosità, cioè un uomo si fa carico anche, diciamo, di ciò che rimane. Sì, sì. Io parlavo e di si stile, manda o al condominio o alla villa di Twickenham, insomma, non c'è dubbio. Le donne ci stiamo deprimendo qui sul palco in un modo incredibile, ma devo dire anche divertendo più, perché non in realtà mi fai più parlare di corna. No, certo, figurati se ti tolgo la parola sulle corna, ma te la ridò altre 30 volte. Però volevo dire che questo tratto comune tra gli inglesi e il racconto che ci fa Antonio Caprarica e il tuo racconto del modo di collocare le favorite, insomma, sì, effettivamente ispira delle similitudini, insomma, il sovrano del popolo Berlusconi e gli altri sovrani inglesi. L'ho detto all'inizio, le corna affratellano e accomunano, però c'è sempre una diversità. In effetti noi quando leggiamo il libro di Capranica, ma lo sapevo già prima, chi non lo sapeva lo intuiva, il mondo inglese è rappresentato e rappresenta qualcosa di diverso rispetto alla sciatteria italiana, e in particolare alla a Milano li chiamano i Bauscia, quelli che ostentano la ricchezza, che ostentano la Ferrari, che ostentano le oggettine. Ecco, c'è questa differenza che non può che essere apprezzata negli inglesi. Io il racconto di questi personaggi nobili, aristocratici, che sono sicuramente capaci di vivere in modo non volgare, ho visto anche però che nella sostanza cambia poco, nella sostanza intima. E questo mi ha anche consolato, perché se le corna sono democratiche, la natura invece non è democratica, per cui ciascuno di noi, io per esempio di corna me ne intendo, ma non perché le ho fatte, perché le ho subite, quindi no, non mi vergogno a parlarne, non c'è nessun problema.
E però c'è una costante, c'è un denominatore comune che, del quale bisogna assolutamente tenere conto. La lettura del libro, oltretutto, non è noiosa, che credo che per uno scrittore sia una qualità assolutamente apprezzabile. Non è noioso, in certi momenti è divertente, è godibile, e quindi io sono convinto che il libro avrà successo, perché alla fine, quando nella natura umana si colgono certi aspetti e li si sa descrivere come capranica, tutto sommato credo che il gol c'è stato. Si renda un buon servizio. Parlo di gol perché noi ci perché si gioca in casa, sì, assolutamente, con il calcio poi sta bene su tutto, un po' come le corna, sì, che dici te, ecco, sì. Senatore Corsini, ma insomma, dice che effettivamente leggendo il libro si trovano tanti, devo dire, più uomini che donne reali che si lasciano andare, o forse il cronista dell'epoca aveva pudore a raccontare regine. No, ma, e quindi io, anche tu uno dei capitoli, io ho intitolato uno dei capitoli La dinastia salvata dalle donne, cioè se i Windsor, perché poi sono 300 anni, una piccola indicazione temporale ai nostri amici qui, insomma io parlo dei 300 anni per una semplice ragione, parlo dei Windsor, ma parlo della dinastia che arriva in Inghilterra nel 1714, cioè sono i tedeschi, questi principotti tedeschi. Che al contrario, scusa Antonio se ti interrompo, di quel che si può pensare, altro che se erano dissipati delle abitudini. Ma vedete, però lì il racconto di queste storie ha un senso, perché in filigrana c'è sempre la società, il tempo e il mondo di cui quei signori sono i rappresentanti apicali. C'è ad esempio la corte di Giorgio I e di Giorgio II, è strabiliante, intanto perché padre e figlio si odiano così come si sono sempre odiati i Windsor da allora in avanti. Il padre a un certo punto, Giorgio I caccia il figlio dalla reggia di St. James perché litigano sul battesimo dell'ultimo nato, e gli sequestra i nipotini, se li tiene in casa, e al povero figlio che va lì in Parlamento gli dice: ma come, i miei figli? Il Parlamento dice: no, mi dispiace, il re ha il diritto di controllare da vicino i suoi discendenti diretti, e quindi i bambini rimangono con il nonno, il figlio viene cacciato, va in un'altra casa. E voi pensate: beh, magari allora quest'uomo sarà più generoso con i suoi discendenti. Al contrario, fa esattamente la stessa cosa con il figlio, e via raccontando. E a proposito di amore materno, siccome molte volte si è questionato l'amore materno di Elisabetta per Carlo, per dire, è celebre, l'ha raccontato lo stesso principe, il momento in cui il principe Carlo decide di lasciare la casa di mamma e di andare a metter casa su da solo. Allora va nella gigantesco basement, cantina di Buckingham Palace, piena di mobili, che sono tutti pezzi rarissimi, antiquariati e via dicendo, e sceglie un po' di mobili. E il guardarobiere, insomma no, il falegname, uno dei tanti valletti, gli dice: no, però altezza, bisogna che vada a chiedere il permesso alla regina per portarli via. Lui va dalla mamma e le dice: guarda, vorrei prendere quei mobili, posso? Risposta di Elisabetta: no. Il figlio un po' stupito: e perché no? Se vuoi te li compri. Questo, diciamo, affetto filiale contraddistingue tutta la storia dei Windsor. Vittoria, ad esempio, riteneva il figlio, che sarebbe diventato Edoardo VII, lo riteneva né più né meno che un perfetto imbecille, oltre che totalmente inadatto a regnare. Ma nella filigrana, dicevo, di questi personaggi, che sono molti veramente romanzeschi, nella filigrana di questi personaggi c'è il tempo e c'è l'Inghilterra e c'è la Londra su cui ognuno di loro si trova a regnare. Giorgio I e Giorgio II, ad esempio, sono sulla Londra della prima grande globalizzazione. La Londra di quegli anni, cioè un passaggio che io riporto di un grande cronista che si chiamava Daniel Defoe, che racconta una sua passeggiata
nel porto di Londra, sul Tamigi, e dice delle 2000 navi all'ancora, e sono quelle grosse oltre a tanti piccoli vascelli. Cioè questa Inghilterra che diventa in quegli anni enormemente ricca e la cui ricchezza finisce per riversarsi ovviamente anche nelle casse reali e per alimentare le dissipazioni e la debauche dei sovrani. La ragione del libro è molto semplice. La domanda è: com'è possibile? Lo dicevo poco fa ai nostri amici della televisione, non so che TV sia quella che ci sta riprendendo, ma gli dicevo, raccontavo, e l'idea del libro mi è venuta da due fatti che si sono presentati assieme alla mia immaginazione. Una, l'annuncio dell'incombente nascita del principino, del figlio di William e Kate, che essendo bisnipote della regina Elisabetta, arrivata a 87 anni, figlia di una signora che è morta a 102 anni, può ragionevolmente ambire a campare almeno 90 anni. Se campa 90 anni, il piccolo George arriverà al 2103, il che vuol dire che nel 2103 avremo ancora un monarca sul trono inglese. 100 anni fa, un signore che si chiama George Bernard Shaw in una sua commedia ha fatto dire a un personaggio una battuta secondo me rivelatrice. Questo paese, l'Inghilterra, ha avuto milioni di fruttivendoli per bene, mai un monarca per bene. Allora, qual è il mistero? Per me è veramente la mistica della monarchia che riesce a trasformare, no, questo materiale umano che è veramente vile in questa cosa strabiliante, straordinaria, che gli inglesi continuano a riverire, che è la monarchia. Chiudo dicendo che però se non ci fosse stato l'intervallo di un paio di regine, perché come vi dicevo prima, le donne Windsor hanno la tendenza a vivere per sempre, quindi la regina Vittoria è stata sul trono 64 anni, la regina Elisabetta 60 li ha già fatti, stiamo andando oltre, 61 siamo già, quindi capite che senza questi enormi periodi di buon comportamento femminile, di senso di responsabilità, non che la regina Vittoria che fece 9 figli, a un certo punto all'ultimo il ginecologo le disse: maestà, basta. E lei lo guardò disperata dicendo: non avrò dunque più gioia a letto? Non le avevano spiegato alcuni dettagli, vedete, però quindi non è che non avesse la sua brava carica di sessualità e sensualità, e le piaceva anche praticarla, però aveva questo fortissimo senso del dovere che le donne Windsor continuano ad avere, come è il caso anche di Elisabetta. Quindi da tutto questo, e vengo a lei, senatore Corsini, si vincono due cose. Uno è che le Windsor, insomma, longeve, come abbiamo raccontato, sicuramente lo sono anche perché grandi amatrici. Evidentemente questo ci conforta rispetto agli approcci che a volte si vogliono attribuire ai regnanti integerrimi da tutte le parti. Quindi questo fa bene. E dall'altra parte, senatore Corsini, dico: ma in qualche modo Vittorio Feltri e anche Antonio Caprarica in questa descrizione ci suggeriscono anche ai giorni nostri, lei che è stato anche sindaco di queste terre che si espandono, in fondo se pensiamo alla terra di Lombardia, alcune soluzioni. Cioè, per smettere di essere così ossessionate, basterebbe sostituire i condomini delle Olgettine, altri condomini cittadini, spostandoli in residenze della campagna, Brianzola piuttosto che Bresciana, che dice? Ne usciamo così da questo tunnel di vortici mutandiferi legati ad una certa famiglia reale italiana. La domanda sia assolutamente interessante, perché leggendo un po' da ex storico di professione questo libro si possono, come dire, desumere alcune riflessioni che sono abbastanza interessanti. Innanzitutto è vero quel che scrive Bernard Shaw, ma non vale per le donne, perché dagli Stuart Orange agli Hanover, ai Coburgo-Sassonia-Gotha fino agli Windsor, se la dinastia inglese ha avuto grandi monarchi sono donne. Vittoria
E Vittoria non è soltanto la regina che governa per 63 anni, che ha la testa, insomma, governa, non soltanto regna, perché Vittoria ha avuto un rilievo politico straordinario nel corso dell'Ottocento, ma è emblematica di un passaggio, diciamo, culturale che giudico straordinario. Cioè, mentre prima le strategie matrimoniali sono l'espressione di una politica dinastica, con Vittoria prevale quell'elemento romantico nel rapporto col suo consorte Albert, quel tema dell'amore che Denis de Rougemont ha perfettamente descritto quando ha fatto la tipologia romantica dell'amore. Quindi Vittoria è, sotto profilo delle teste regnanti, colei che inventa l'amore romantico. E credo che questo sia un guadagno non da poco per l'umanità. Questo è un primo dato. C'è un secondo dato che mi sembra interessante, Elisabetta II. Elisabetta II fa un passaggio che è fondamentale per quel processo che Caprarica giustamente chiama di nazionalizzazione della monarchia, che era già stata operata da quello sciagurato di Edoardo, che però era pure uno scapestrato, ma quando diventa re scopre nella pompa e nel cerimoniale un fattore di legittimazione dell'istituzione. Cosa fa Elisabetta II? Riconcilia, diciamo così, la monarchia con la middle class, perché nel momento in cui legittima il matrimonio di William e di Kate, sostanzialmente ricompone quella frattura che, diciamo così, nella tradizione culturale inglese era sempre stata estremamente forte. Quindi, senza parlare poi della madre della Elisabetta, regina per eccellenza, insomma, che è veramente l'uomo di famiglia, perché Giorgio VI, il re balbuziente, non è una personalità di grande profilo e di grande carattere. Sulle oggettine io farei una provocazione. Come noto, in Inghilterra la monarchia trae la sua legittimazione dal corpo fisico, non dal corpo politico. È il predecessore che legittima appunto il successore. Siccome mi viene in mente che, siccome Berlusconi ha inventato la sessuopolitica, non la biopolitica, che è una cosa estremamente seria, perché significherebbe parlare di dichiarazione anticipata di trattamento, di fecondazione eterologa e così via, lui ha inventato la sessuopolitica. A me oggi veniva in mente, mentre finivo di leggere questo libro, che non potremmo più probabilmente farlo diventare Presidente della Repubblica, però potremmo proporgli di fare il re d'Inghilterra, perché lì la tradizione monarchica maschile è una tradizione molto confacente, diciamo così, al suo costume. Ma sotto un profilo più raffinato, scusa Feltri, sotto un profilo più raffinato, ho detto il corpo politico e il corpo fisico. Berlusconi è qualcosa di più. Berlusconi si autogenera, perché c'è una categoria della filosofia politica greco-bizantina che è quella della norma impersonificata, nomos en psychos, scriveva un patriarca del IX secolo che si chiamava Fozio. Ecco, Berlusconi ha inventato anche lui il corpo politico suo, che è legge impersonificata. Lui è l'impersonificazione della legge. E sotto questo profilo il libro di Caprarica è estremamente interessante, perché ci dice, io l'ho letto con un qualche sospetto, perché temevo di aprire il buco della serratura di cui parla Croce e di osservare, diciamo così, le grandi vicende storiche sotto la categoria e il profilo del pettegolezzo. In realtà questo libro ci dice che la cosiddetta, come dire, egemonia sottoculturale di cui parlano oggi gli studiosi di sociologia, e cioè il passaggio dalla nozione politica di egemonia al fatto che la cultura è chi di Alfonso Signorini, è amici De Filippi, questa è la cultura di oggi, no? Le oggettine, i VIP, il pettegolezzo, il gossip e così via. Sotto questo profilo questo libro è veramente straordinario, perché ci mostra che sono filoni di comportamento estremamente moderni che la monarchia inglese anticipa e che trovano il proprio apogeo, il proprio compimento nella figura culturale e politica di Silvio Berlusconi, che sarebbe un perfetto re d'Inghilterra sotto questo profilo. Grazie senatore. Non entro nella suggestione di Vittorio Feltri con la Pascale
regina consorte, insomma, no? Sì, quello sarebbe si dice, molto divertente. Come si dice? Principessa consorte, perché il principe consorte della regina... Beh, non esiste, no? Non è una regina. Nella Costituzione britannica non esiste la principessa consorte. Per avere, se un giorno davvero Camilla non volesse assumere la Costituzione britannica, come sapete non esiste scritta, ma è una serie di norme, decreti reali, norme del Parlamento, eccetera, non esiste il titolo di principessa consorte. Fu inventato il titolo di principe consorte per Albert, l'amatissimo marito di Victoria. Quando Filippo ci ha provato, gli hanno fatto capire che non era il caso e che il suo posto era solo nella camera da letto della consorte e basta, e non doveva occuparsi delle carte reali. Quindi il titolo di principessa consorte è inesistente, e se Camilla non diventasse o volesse davvero rinunciare all'automatismo della elevazione allo stato di regina, dovrebbe il Parlamento varare una legge per stabilire questo titolo, perché questo è il bello dei re. È per questo che purtroppo, caro senatore Corsini, Berlusconi non può diventare re d'Inghilterra. E glielo spiego perché. Questa perché, è una notizia, effettivamente. Perché no, re d'Inghilterra, per una semplice, banalissima ragione. Perché i re d'Inghilterra sono da circa 1000 anni soggetti alla legge. Questa è la distinzione. Io però, ma no, io non lo, è un dato storico. Ho chiarito che l'interpretazione che lui dà di se stesso è che sì, lui è l'impersonificazione. Lo so, però gli inglesi non ci credono, è quella la differenza. Cioè gli italiani magari sì, gli inglesi no. Gli inglesi non ci credono, tant'è. Su questo convengo. Ecco, tant'è che hanno portato, non quest'anno, non questo secolo, ma nel 1870. Il futuro Edoardo VII fu costretto a salire sul banco dei testimoni, perché non c'è un recinto dentro il quale i sovrani possono dire no, io lì non ci entro. Quindi questa è una differenza cruciale che sostanzia anche un'altra differenza essenziale che io vedo tra Italia e Inghilterra, no? Per cui gli inglesi, che teoricamente sono sudditi, sono molto più cittadini di noi, che praticamente siamo molti più sudditi di loro e teoricamente saremmo cittadini, in breve. Non so se mi sono perso? No, siamo arrivati. No. Niente affatto. Senatrice Finocchiaro, visto che si è parlato di donne in un certo modo, diciamo, qui stasera, anche in riferimento a quella parte di donne che offrivano il fianco anche da nobildonne ad essere cortigiane, anzi solo da nobildonne si può essere cortigiane, no? Ammesse alla corte, diciamo, a stretto contatto con il re. Poi dopo il re decide anche di scendere nei quartieri, o il principe ancora non re, nei quartieri, diciamo, più borghesi o più popolari. Però in generale le storie con le altre nobili di corte e del regno sono raccontate dettagliatamente. Ma proviamo invece a raccontare quello che a lei ha colpita, o secondo lei, con le sue parole, il tratto di questa regina così longeva e così controversa. Perché diciamocelo, Elisabetta II non ha quel tratto che ai tempi moderni, cioè del dopoguerra, degli anni 60-70, possa carpire comunque la simpatia del popolo, no? Nel senso che lei è lì, è immanente, è sovrana sopra ogni cosa, ma non ha mai voluto essere simpatica al popolo, ha avuto il suo estro, le sue cose. Secondo lei qual è il segreto di questo amore, di questo, è solo nella tradizione che si ritrova questo, o in quale tratto di questa donna lei la vede, insomma, il segreto di questo successo, di questo sostegno, di questo plebiscito nei confronti del popolo inglese, nei confronti di Elisabetta? Innanzitutto credo che sia rispetto più che amore in senso stretto, sia un rispetto molto profondo. Ma l'amano molto proprio. Credo che Elisabetta II sia l'archetipo della regina, nel senso che si comporta come ci si aspetta che una regina si comporti, si veste come ci si aspetta che una regina si vesta, anche se nessuna di noi indosserebbe nessuna di quelle mise, nessuno di quegli orribili cappelli. Ha anche la freddezza che probabilmente si ritiene una regina debba avere,
E credo che gli inglesi ritengano che in fondo lei sia una persona davvero per bene, probabilmente un po' dura, probabilmente incapace di trasmettere affettività, però perfetta protagonista di quel complesso che è il rito della monarchia, i riti della monarchia, che sono così essenziali invece in un paese come l'Inghilterra, per consolidare appunto questa corrispondenza tra l'essere suddito e l'essere pienamente libero cittadino inglese. Le due cose non sono in contraddizione, assolutamente d'accordo con Caprarica su questo punto. In qualche modo è la sovranità della cittadinanza inglese che trova nella monarchia britannica la sua celebrazione e la sua personificazione. Tra l'altro non lo sapevo, l'ho imparato leggendo questo libro, che leggetelo perché tra l'altro si legge con molto gusto. A un certo punto ci si rese conto che occorreva nazionalizzare la monarchia, perché la monarchia era di derivazione tedesca, appunto. E quindi si cercò il nome da dare alla dinastia e venne scelto il nome di Windsor, e subito dopo si ritenne, così insistendo sulla nazionalizzazione della monarchia, che i matrimoni non dovessero più essere celebrati cercando i futuri sposi o le future spose nella nobiltà continentale, in particolare in quella tedesca, ma bisognasse cercare nelle famiglie inglesi. Erano le famiglie inglesi che potevano dare principesse e re e regine. E io trovo che questa cosa sia un'operazione di politica non solo nazionale, ma anche internazionale straordinaria. Un'operazione raffinatissima, davvero, davvero molto sofisticata. Poi c'è anche un altro aspetto di quale secondo me occorre parlare. La monarchia è uno straordinario business per la Gran Bretagna. Il matrimonio di William o piuttosto che la nascita del piccolo Harry sono stati due eventi che sotto il profilo economico hanno fruttato un'ira di Dio di danaro, così come esattamente la curiosità di questo paese straordinariamente e così anticipatamente rispetto al resto dell'Europa democratico e così attaccato allo stesso tempo alla monarchia e ai suoi riti e ai suoi rappresentanti è uno degli elementi di fascino dell'Inghilterra. Insomma, ora non vorrei banalizzare, ma ciascuno di noi quando è andato a Londra è andato certamente a visitare il Palazzo Reale, a vedere il cambio della guardia ad assistere al passaggio del corteo reale se si trovava lì in un'occasione particolarmente significativa. E questa alchimia, che poi è francamente molto interessante, tra questo senso della democrazia così fortemente radicato, questo senso della libertà dell'essere cittadino e questo attaccamento alla monarchia, che fa, io credo, della Gran Bretagna un caso a parte nel panorama delle democrazie occidentali. È sicuramente un oggetto. Ovviamente noi adesso vediamo ciò che resta dell'impero britannico, che fu una potenza straordinaria e non solo economica e finanziaria, ma culturale e politica, e anche, come dire, in qualche senso di descrizione e poi di pedagogia del civismo, dell'essere cittadino, dell'essere titolare di diritti e titolare di libertà. In qualche modo lo è stato per tantissima parte del mondo. Tutto questo si poi traduce in quello che è oggi il modo con il quale il mondo intero guarda la monarchia inglese, non soltanto mondo da operetta, ecco, no? No, non è finzione,
Io credo che probabilmente quello che colpisce nella monarchia inglese, a differenza di altre dinastie, è che lì non c'è finzione. Non c'è finzione, probabilmente perché gli interpreti hanno una capacità appunto di rendere vera la monarchia e il suo esercizio in modo significativo, altrimenti non si comprenderebbero. Poc'anzi Caprarica parlava della mistica della monarchia, sì, certamente, che è una cosa diversa però dalla mistica del potere, sono proprio due cose diverse, perché la monarchia inglese non corrisponde al potere. La regina d'Inghilterra ha formalmente molti poteri, ma al di là del fatto che non è affrancata dall'osservanza della legge, che è, diciamo, un attributo delle democrazie normalmente, non ha un potere di governo, non è governo, ecco, è potere ma non è governo. E questa mistica della monarchia arriva fino al punto, non so come la pensi Feltri, da creare degli strani meccanismi. Ora, io tutto questo non è che lo sapevo, l'ho imparato riflettendo su quello che ha scritto Caprarica. Per cui paradossalmente noi diciamo, ma com'è possibile che un principe dissoluto, per esempio, no? Che gioca a carte, che spende e spande con le prostitute, che dilapida un patrimonio anche di dignità, com'è che poi alla fine diventa re ed è amato dal popolo? Perché secondo me la monarchia inglese ha anche questa capacità, quella di farsi amare quando diventa simile a chiunque, all'ultimo. In fondo anche il fascino di Diana era questo, no? Era regina del popolo perché era così simile a tante ragazze, no? Che le somigliavano, a tante giovani donne che in lei si identificavano. E riesce ad essere allo stesso modo amata e riverita e onorata e rispettata anche quando è la regina madre, che certamente aveva della regalità una concezione piena, assolutamente, come dire, costruita, ma piena. È un altro mondo, è un altro mondo. E penso che anche, al di là delle battute molto intelligenti di Paolo Corsini, insomma, niente del genere può essere neanche davvero e fino in fondo compreso da noi. È un altro mondo, è interessante da studiare, da leggere, da commentare, ma è proprio un altro mondo. Posso fare io una domanda alla senatrice Pinotti? No, io, che giustamente... È una domanda molto, molto semplice, cioè gli inglesi hanno trovato, giustamente lei ha ricordato come per salvarsi la monarchia si sia nazionalizzata e abbiano avuto addirittura la forza di inventarsi un nome. Poi la storia del nome è anche quella divertente, perché naturalmente non sapevano come chiamarsi, che il problema di un re qual è? Non ha un cognome. Come si chiami? Mica Caprarica. Cioè, e allora come ci chiamiamo? Ci chiamiamo Saxo-Burgo-Gotha, per carità non se ne parla più, però se vai a trovare i parenti più vicini finiva Guelf, Wepping, Wetting, cioè altri nomi tedeschi, cioè non ne uscivi. E alla fine Tudor, qualcuno aveva detto, per carità, Enrico VIII, l'uomo, il barba blu, insomma, qualcun altro aveva detto Stuart. No, lì era il re a cui avevano tagliato la testa. Non dimenticate mai che il primo re a cui è stata tagliata la testa era un re inglese, Carlo I, 1649, altro che Luigi XVI. La domanda, tornando a bomba, è la seguente. I Saxo-Burgo-Gotha, per salvarsi, sono riusciti perfino a cambiarsi di nome. Sì. Ma voi riuscite a fare una nuova legge elettorale in tempi umani? Io ci sto provando. No, perché io... questo è proprio... Lei mi invita a nozze. Io non so se sono ammessa alla risposta... Che mi invita a nozze, è il mio argomento preferito in questo periodo, è anche quello sul quale piglio sberle continuamente, ma continuerò a prenderle. La legge elettorale è già in discussione nella mia commissione
ed è in discussione al Senato e non alla Camera, perché ne è stata decretata l'urgenza, come sapete, sia alla Camera che al Senato. Solo che al Senato abbiamo compiuto l'ulteriore passaggio. Dichiarare l'urgenza in aula può essere utile per andare sulle prime pagine dei giornali, se però non iscrivi la legge all'ordine del giorno non si può cominciare a discutere. E noi ne abbiamo cominciato a discutere al Senato perché l'abbiamo iscritta all'ordine del giorno. Non siamo andati sulle prime pagine dei giornali, però stiamo discutendo la legge elettorale. Con un metodo, diciamo, un po' eretico rispetto al solito. Io ho chiesto ai colleghi della Commissione se volessero davvero fare una nuova legge elettorale e, nel caso in cui la risposta fosse stata positiva, di prescindere ciascuno di noi, cioè ciascun gruppo, dai modelli di riferimento, perché altrimenti sarebbe stata una zuffa da chi vuole il proporzionale purissimo come il Movimento 5 Stelle, chi vuole il maggioritario a doppio turno alla francese come il PD, chi vorrebbe soltanto ritoccare il Porcellum come una parte del PDL e chi vorrebbe un sistema diverso come Scelta Civica. La risposta è stata sì, vogliamo fare la legge elettorale, bene, allora diamoci degli obiettivi. Gli obiettivi quali sono? Restituire agli elettori la possibilità di scegliere gli eletti, fare in modo che Camera e Senato abbiano maggioranze omogenee, non come stavolta che, come sapete, col premio di maggioranza alla Camera il PD ha il 55% e al Senato non c'è invece un'analoga maggioranza, garantire la governabilità. Su questo abbiamo sentito presidenti emeriti della Corte Costituzionale e studiosi, non moltissimi devo dire, per la ragione che li abbiamo invitati su domande specifiche e ci siamo fatti rispondere su questioni specifiche. I relatori sono uno del PDL, il capogruppo del PDL e il capogruppo dei PD. È già pronta uno schema di questioni che o sono largamente condivise o ammettono un'alternativa e quindi si tratterà di votare se l'alternativa è una o l'altra. Una questione essenziale sarà il doppio turno, perché per garantire la governabilità non c'è niente da fare, bisogna andare a un secondo turno, sia che si scelga il maggioritario sia che si scelga il proporzionale, in maniera da sapere chi è che governa e con quale alleanza. Una cosa, insomma, diciamo piuttosto semplice. Torneremo quindi a discutere di queste questioni giovedì, se finisce la sessione di bilancio, o martedì, se la sessione di bilancio finisce entro la settimana. E dopodiché, sulla base di quello che succederà in commissione, i relatori presenteranno un testo, un disegno di legge, e noi cominciamo a votare. Perché io penso che tutto possa ancora accadere, ma non può accadere che la Corte Costituzionale arrivi prima della politica e del Parlamento. Non perché io abbia niente contro la Corte Costituzionale, ma perché penso che la legge elettorale debba essere fatta dal Parlamento e che le forze politiche si debbano assumere la responsabilità di farla. Non sarà la migliore possibile, ma sarà sicuramente meglio di quella che abbiamo adesso, che non onora l'Italia, e sarà comunque un viatico per poter cominciare le riforme. Alla fine delle riforme decideremo se ci vorrà un ritocco o una legge nuova, ma la cosa importante è che questo Paese venga messo in sicurezza rispetto al rischio che, se nel caso malaugurato si dovesse tornare a votare prima di aver fatto le riforme costituzionali, non si torni a farlo con il Porcellum, che io credo, e ormai mi pare consapevolezza comune, una legge pessima, non brutta, pessima, perché non solo sacrifica la scelta da parte degli elettori, ma non consente neanche di governare e costringe alle larghe intese che sono, e per il centrodestra e per il centrosinistra, una assoluta eccezione dettata dalla necessità. In un paese normale, in una democrazia che funziona, con una legge elettorale ordinaria, non c'è bisogno di scrivere nessun trattato paradisiaco, le forze politiche si misurano in campagna elettorale
uno schieramento vince, l'altro schieramento perde, quello governa e quello controlla il suo governo. Questo è ciò che accade nei paesi normali, non capisco perché in Italia non debba succedere. Mi dia, se la dice però chiaro, proprio per concludere l'argomento, una previsione secca di tempi. Io la voglio fare prima del 3 dicembre, che è l'udienza della Corte Costituzionale. Prima del 3 dicembre. Prima del 3 dicembre io farò di tutto perché il Senato della Repubblica, preferirei in aula, ma anche se fosse in commissione, consegni all'aula, anche soltanto consegnare all'aula, un testo approvato di riforma della legge elettorale. Grazie. Allora, a questo punto, no, ma gli applausi ci stanno bene quando ci sono degli annunci così, Sono anche di incoraggiamento, voglio dire, ha detto la senatrice, farò di tutto, evidentemente sa quali sono le forze oppositrici a questa... Sì, ma sa che c'è. Mi sento di dire che sbucchino da tutte le parti, queste sì, forze però, che si oppongono. Le dico la verità. Non è che la cosa mi turbi più di tanto, anzi normalmente quando vedo un clima così acceso vuol dire che sto facendo qualcosa che disturba qualche equilibrio e quindi forse va nella direzione giusta. Bene, si concentri ancora di più sì, allora, sì, forza e coraggio, grazie senatrice Velocchiaro. A proposito di questo, Vittorio, non ti chiederò nulla sulla legge elettorale che vorresti vedere nascere in questo paese, anche se ne hai anche dissertato in lungo e in largo, ma... Allora te lo chiedo, che legge elettorale vorresti per noi? Guardi, per io uscire sono da convinto, questo guado inqualificabile? Sono convinto che la legge elettorale evidentemente è importante, sono altrettanto convinto che l'attuale legge è addirittura degli aspetti comici, cioè è assurdo che un partito che raccolga il 20, il 22% possa avere un premio di maggioranza che lo porta ad avere centinaia di deputati. Questo è pacifico. Ma illudersi che una qualsivoglia legge elettorale migliore di questa possa risolvere il problema italiano, no, questo è da ingenui perché noi non abbiamo più il bipolarismo, forse non l'abbiamo mai avuto, ma abbiamo quattro poli. In sostanza ci sono quelli che proprio non vogliono più votare, disgustati, a torto o a ragione, della politica. Ci sono quelli che nonostante tutto continuano, lo abbiamo visto, a votare per il PDL, per Berlusconi. Probabilmente è lui che fa da traino, sarà un mistero, ma è un dato reale. Poi sappiamo che c'è il movimento, un po' come l'attaccamento alla caccia alla volpe degli inglesi. Poi c'è il PD, purtroppo c'è anche il PD, cioè capisci, bisogna tenerne pure conto. E allora come si può immaginare una legge elettorale che consenta a un partito di governare senza ricorrere alla formula che abbiamo visto essere nefasta della coalizione? La coalizione diventa un condominio, non proprio come quello delle olgettine, ma quasi, no? Perché nei condomini si litiga, pare che siano i luoghi dove maggiormente si litiga. E le coalizioni sono... Cioè sono tu dici non proprio allora, come le olgettine. Allora, la legge elettorale questo non lo elimina. È vero che il doppio turno può semplificare. Io sono d'accordo con il presidente Finocchiaro, che evidentemente si intende di queste cose e lo sa che con il doppio turno alla fine qualcuno poi è costretto a votare in un certo modo oppure a non votare. Poi sai prima cosa stai votando. Però ci rendiamo conto che nel nostro paese forse ciò può creare anche altre situazioni antipatiche. Ma quale soprattutto? Quella, la dico semplicemente, il PDL è contrario al doppio turno. E allora voglio vedere come si farà ad approvare con questa maggioranza una legge elettorale senza il voto del PDL. Posso risponderle? Adesso che ho finito, la prego. No, credevo mi stesse facendo ci fosse una domanda implicita, era retorica.
Io ho fatto una osservazione. Non penso affatto di approvare, io non penso affatto che si debba approvare una legge elettorale con il doppio turno contro il PDL, anche perché non ci sono comunque i numeri, secondo me. Io penso che il doppio turno sia necessario per la governabilità del Paese, così come tutti la intendiamo. Penso, allo stesso modo e con la stessa forza e determinazione, che qualora non si trovasse la maggioranza per il doppio turno, una legge, perché il PDL non la vota, una legge elettorale dovrebbe votarsi comunque, perché come abbiamo osservato prima, mantenere in piedi il Porcellum non è possibile. Poi ovviamente ciascuno di noi sa che ci possono essere altri strumenti che spingono verso la governabilità, un premio di maggioranza oltre una certa soglia, un sistema di calcolo o il sistema di circoscrizioni piccole che accentui, certo che accentui l'effetto disproporzionale, quindi spinga verso un risultato maggioritario, ma credo che sia essenziale avere una nuova legge elettorale. Penso che ci voglia il doppio turno, ma se i numeri non ci fossero in Parlamento, io lo farei la stessa la legge elettorale, anche senza doppio turno. L'ho detto anche... Ma è dal 2008 che si discute di questo. Quando cadde il governo Prodi, addirittura si propose un governo Marini, se lo ricorderà, senatore, giusto, che durasse giusto il tempo per cambiare la legge elettorale. Sono passati 5 anni, ancora dice bisogna cambiare la legge elettorale. Ah, sì, io infatti questo 3 dicembre lo vedo male, devo dire. Non me lo deve ricordare. Non vorrei che fossero le idi di marzo. Non la scoraggiamo. Mi lascio scoraggiare. Un'osservazione sulla stranezza. Le faccio tanti auguri. Per tornare all'Inghilterra a questo punto, vorrei chiedere a Caprarica una cosa che mi ha particolarmente colpito del suo libro, perché va contro, diciamo così, l'opinio diffusa, la retorica. La figura del principe Carlo esce assolutamente positiva, soprattutto nella conclusione del libro. È un pretendente al trono, è, diciamo così, destinato a diventare monarca, diciamo così, un principe che lei descrive quasi rinascimentale, una persona molto colta, una persona, diciamo così, con molte curiosità intellettuali, che ha una attitudine filantropica, una forte disposizione alla beneficenza, che organizza fondazioni per far crescere, educare bambini. Credo che questa non sia l'immagine usuale che anche in Italia è rimbalzata di lui, soprattutto all'indomani del divorzio, della separazione e poi della drammatica morte di Diana. Questo potrebbe essere, come dire, confortante rispetto alle aspettative che si possono nutrire sul destino della monarchia inglese, anche come fattore di stabilizzazione, insomma, di quel paese. Io pensavo anche sulle prospettive che riguarda l'Italia. Se perfino Carlo si può salvare, forse anche noi ce la caviamo. Temevo che fosse questa la sua domanda. Vista da lontano, l'Italia fa un effetto strano. Ma noi siamo strani, questo si sa, insomma, come diceva Verdone, famo lo strano, no? E continuiamo a farlo. Per cui noi, sempre la sinistra italiana è ferocemente contraria al presidenzialismo, ma ha entusiasticamente eletto alla presidenza della Repubblica un presidente che è un imperatore, non è un monarca. Cioè, circa, rispetto a lui i poteri di Elisabetta sono inesistenti, ma letteralmente inesistenti. Elisabetta non ha il potere di nomina del primo ministro, che appartiene solamente al corpo elettorale, perché quello lo indica e buonanotte. Blair era arrivato al punto da infrangere anche il protocollo e il cerimoniale. La mattina dopo le elezioni non si presentava a Buckingham Palace, prima riuniva il governo a Downing Street. Le leggi elettorali certamente non determinano, non regalano la stabilità a Feltri, ma siamo tutti d'accordo su questo, non è che si può mettere una camicia di forza, no, a un sistema politico, però è anche vero che in qualche modo certamente aiutano. E possono rimediare alle patologie del sistema. Certamente, voglio dire, nel caso inglese la legge elettorale, che è una legge maggioritaria secca, significa che in circoscrizioni piccole affida il governo del paese alla decisione di quelli che si chiamano seggi marginali.
in cui la vittoria e il deputato all'uno o all'altro schieramento viene determinata da uno scarto di 100, 200, 300 voti. Questo è, dice, ma lì la scelta del candidato però anche lì non è democratica. Non è vero, perché se tu hai una circoscrizione molto piccola, il candidato non vince se la gente non lo conosce. Non lo conosce, non lo stima e lo sostiene. Però, ripeto, tutte queste considerazioni che sono di assoluto buonsenso, che provengono dalla esperienza della più antica democrazia rappresentativa, per noi è assolutamente, come dire, acqua sul vetro. Preferiamo avere una presidenza. Si è sempre parlato, nel caso americano, della presidenza imperiale. L'Italia ha la presidenza imperiale, non ce l'ha più gli Stati Uniti d'America, ma ce l'ha l'Italia, una presidenza imperiale, ma non vuole sentir parlare di un presidenzialismo ben temperato, come sarebbe ad esempio il caso francese. Osservazioni assolutamente personali, invece, per quanto riguarda il principe Carlo, che io vedrei bene anche dalle parti nostre, devo dire, è una persona intanto che conosce arte italiana molto di più di quanto la conosciamo noi mediamente. Se uno ha occasione di incontrare Carlo, di cominciare a parlare di affreschi romanici o basiliche romaniche sull'Appennino centrale, lui le conosce tutte una dopo l'altra. Questo naturalmente non ne fa necessariamente un buon principe, però il punto vero di Carlo è che, poveretto, la sua immagine, per dirla, in inglese si direbbe tarnished, cioè molto logorata, molto macchiata, consunta, da che cosa? Ma come fa un uomo o una donna a uscire bene dal fallimento di un matrimonio in cui la controparte è una delle persone più affascinanti del pianeta, è un'icona? Cioè, è chiaro che questo povero uomo, con tutti i suoi difetti e una delle virtù che Carlo non ha, è sicuramente la fedeltà coniugale. In compenso è stato fedele per 35 anni alla sua amante, cioè una roba strabiliante, insomma, no, Camilla è stato, come diceva alla madre, non negotiable, quindi non l'ha mai da questo punto di vista dimenticato o abbandonato. Però è ingiusto pensare, perché tutti dicono, penso la regina lascerà la corona al nipote, intanto la corona non si può lasciare, quindi la regina non lascia niente, la corona passa automaticamente di padre o madre in figlio, primogenito, adesso primogenita. E siccome tra l'altro anche gli inglesi hanno i loro ritardi, perché è vero che non c'è più l'impero, ma Sua Maestà Elisabetta II non è solo regina di Inghilterra, Scozia, Irlanda e Galles, ma anche di 16 paesi, 16 territori del Commonwealth. Allora il cambio della legge di successione per stabilire che anche le femmine primogenite possono ereditare, anche se dopo nasce un maschio, perché finora le femmine ereditano solo se non c'è maschio, se arriva un maschio dopo perdono il titolo. Per approvare quella legge, che è una bella difficoltà, molto italica devo dire, perché non solo lo deve votare il Parlamento di Westminster, ma lo deve votare anche i parlamenti, la devono votare i parlamenti degli altri 16 territori. E in Australia c'è uno degli stati australiani che è repubblicano e sta facendo un ostruzionismo disperato per bloccare la legge. E in Canada c'è un altro guaio di questo tipo, insomma è una situazione quasi italiana. Carlo, quando salirà al trono? E il problema di Carlo non è se salirà al trono, è appunto di quando salirà al trono. Questo quando cela l'interrogativo più angosciante per il povero uomo, perché, di nuovo, i maschi Windsor campano poco e le femmine molto, quindi, quindi la prospettiva non è buona, non è buona. Ma nel caso avremo un sovrano molto consapevole dei problemi del nostro tempo. Se volete anche un po' strano, perché come sapete parla con le piante, dice che anche le piante gli parlano, insomma c'ha delle cose un po' così, ma molto consapevole dei problemi ambientali, molto attento alla cultura e al senso di una grande tradizione come quella inglese, insomma una persona molto attenta, e questo è un aspetto estremamente, pensate, il Prince Trust, che è la fondazione del principe, è un'organizzazione che ogni anno aiuta decine di migliaia di ragazzi a trovarsi un lavoro, se hanno un'idea a realizzarla. Adesso non voglio darne un quadro troppo... Il principe troppo delle start-up. No, non voglio dare un quadro troppo lusinghiero, perché poi è lo stesso uomo che ogni mattina si fa portare 7 uova alla Coq per stabilire quella che ha la cottura giusta. Quella
quella che ha la cottura giusta. Non per mangiarle tutte e sette. Se ne fa portare sette per vedere qual è quella che ha la cottura giusta. È un principe in questo senso medievale, perché il valletto gli deve mettere il dentifricio sullo spazzolino. Guai a mettergli dei cubetti di ghiaccio, devono essere palle, tonde di ghiaccio, perché i cubetti gli danno fastidio, gli danno i nervi. Insomma, è un uomo che ha dei problemi, su questo non c'è ombra di dubbio. Però è un uomo certamente intelligente, il primo erede e il più colto erede al trono che l'Inghilterra abbia mai avuto, il primo che si sia laureato e tutto sommato il primo che abbia anche una coscienza sociale che va un po' al di là della Cavani, semplice... Hai fatto la biografia di un cretino. Ma come di un cretino, ho detto che è intelligente, che è colto. Ma scusa, uno. Avrà dei difetti, ma scusa, invece ci di avere l'intervento di uno psichiatra. Tu sai, secondo me che lo più di uno, sì. Tu sai che nella schiera dei cortigiani c'è sempre comunque uno psichiatra presente, quindi diciamo da questo punto di vista. Una volta c'era anche il pittore di corte, queste sono le cose buffe della monarchia, no? Quando Carlo andava in giro con Diana eccetera. Beh, anche i corazzieri non è che... Anche i corazzieri non sono male, ma il pittore di corte nell'epoca della fotografia secondo me è stupendo, perché una volta i sovrani andavano in giro in visita ufficiale, in visita di Stato, e venivano ritratti. Si portavano dietro l'acquarellista che li ritraeva. Adesso c'è il fotografo, che bisogno c'è del pittore di corte? Ma c'è ancora. C'è ancora, si conservano le tradizioni. Io prima di salutare Vittorio Feltri, che deve lasciarci per tornare a Milano, ma l'aveva detto già precedentemente, quindi non è una cosa dell'ultima ora, visto che si sta divertendo come un pazzo, come è evidente, insomma. Vorrei vedere parlare con te di una cosa, perché quando si parla poi degli inglesi e del loro legame con la monarchia, con la casa reale, si dimentica anche un tratto che invece ci ricorda subito l'apertura di libro Antonio Caprarica, che gli inglesi sono anche molto pragmatici, no? Voglio dire, sognatori, quel tanto che basta, gossipari, perché no, anche più di noi se vuoi, legati agli aneddoti, conservatori al di là della fede politica, delle tradizioni, ma anche molto attenti al registratore di cassa. Ecco, e sicuramente la Real Casa frutta un sacco di milioni di sterline e un'economia florida gira intorno, che ogni anno viene calcolata anche nel percentuale, il matrimonio reale del secolo, cioè quello tra Kate e il principe William, è stato davvero un record di incassi dal punto di vista dell'economia dell'Inghilterra intera, ma anche per dire del piccolo paesino dove si sono trasferiti a vivere, dove c'era la base della RAF, insomma, dove il futuro, chissà, appunto per quello che dicevi tu, re di Inghilterra, era lì per fare il pilota, la cosa che ama di più al mondo, ha fruttato il più 30%, per dirvene una. Insomma, tutto questo però costa, quanto costa agli inglesi? Perché lo amano? Perché a fronte di tutto questo giro di affari, la monarchia inglese costa 53 centesimi l'anno. Insomma, cioè, ad ogni inglese, no? Diciamo, allora io... diciamo la verità, costa meno del Quirinale. È quello che stavo dicendo, cioè in tempi di spending review siamo sicuri che non possiamo guardare a questo tipo di spese, no? Domandandoci come mai qua non si riesce ad andare oltre dei piccoli taglietti, diciamo, dei piccoli restyling del taglio tradizionale. Spending review è una bellissima cosa, a parte il fatto che non capisco perché non si possa definire la revisione della spesa, cioè spending review non ha nessun... Siamo... Ma questa è un po' una mania, già non sappiamo l'italiano, non sappiamo l'inglese, ma vogliamo parlarlo e quindi diventa un disastro, il risultato è pessimo. Però credo che il Quirinale costi parecchio, non tanto per la follia del Presidente, che non c'è, ma perché è una struttura enorme, basta andare a fare un salto a Roma e uno se ne accorge. Meno delle tante residenze della regina. No, ma ci sono molte spese, una quantità di personale che poi non puoi licenziare, insomma, le solite cose italiane. Quindi. Però la cosa che io sottolineerei, e che fra l'altro si evince anche dalla lettura del libro di Caprarica, è questo rispetto che hanno tutti gli inglesi, anche il popolo, meno provveduto, per le forme.
è una banalità, ma avere rispetto delle forme significa anche avere rispetto della sostanza, però ci deve essere, mentre da noi spesso le forme sono, non contengono niente, cioè sono ritualismi, e qualche volta li riempiamo con la retorica e con l'ipocrisia. Questo non mi pare che di registrarlo nella situazione inglese, perché effettivamente il rispetto della forma diventa sostanza, che lo si vede anche nella disciplina che nei momenti topici hanno gli inglesi, una disciplina che probabilmente è anche organizzata molto bene, perché insomma l'Inghilterra è la madre della democrazia, non è un caso, e alla democrazia sono abituati, noi un po' meno, cioè, siamo un paese molto diverso, quindi fare dei paragoni diventa molto difficile, se non che noi siamo comunque tributari e debitori dell'Inghilterra anche nelle cose più squallide, per esempio il gossip, tant'è vero che lo chiamiamo gossip, e gli inglesi hanno i tabloid, chiunque li abbia visti capisce da dove nascono anche certe cattive abitudini della nostra informazione, che poi le ha esasperato i concetti che sono stati elaborati in Inghilterra con i tabloid. Questo vale anche per la televisione. Noi imitiamo, spesso imitiamo gli inglesi, però storpiamo, roviniamo, esageriamo, praticamente siamo un po' sciattoni, siamo esagerati, e questo però lo sappiamo. Quindi dagli inglesi noi dobbiamo sì imparare qualche cosa, ma cercare di non fare una imitazione triste e pacchiana, cosa che invece facciamo. Io chiedo scusa se vi lascio prima, mi rendo conto che non è un bellissimo gesto, ma purtroppo devo tornare a Milano e qualche chilometro lo devo fare, non vado a piedi però, vado in macchina. Buona serata e grazie a tutti. Grazie Vittorio Feltri. Beh, c'è da dire, e forse Antonio Caprari, che in questo, ciao Vittorio, riuscirà a darcene conforto, insomma, rispetto a quelle nostra virtù, abitudine, anzi non virtù assolutamente, ma vizio italiano di pensare sempre che gli altri siano meglio di noi, che facciano le cose meglio di noi, io credo che sui paparazzi, tabloid, eccetera, noi forse ancora non li abbiamo eguagliati dal punto di vista della caccia spietata alle notizie e allo stravolgimento delle vite di chi sia oggetto comunque di attenzione perché personaggio pubblico a vari livelli, insomma abbiamo visto situazioni, tanto che pensate un po', Mario Balotelli, no, il nostro idolo della nazionale, giocatore fuori classe qui in Italia, tornato in Italia ha detto oh, finalmente in Italia dove vengo rispettato nella mia privacy, pensate, cioè in Inghilterra veniva stuprato molto di più che non da noi in Italia, chi se lo sarebbe mai aspettato se non si mette lì ad osservare come girano le cose in quel no, paese. Ma è vero, dal punto di vista, io se mi permetti sono della scuola inglese, quindi continuo a dire privacy, diciamo. Ecco, dal punto di vista della privacy non c'è dubbio che l'Inghilterra ne lasci poco alle celebrità, è di fatto la culla della cultura della celebrità, delle celebrities, ma addirittura, ed è vero naturalmente che la tradizione dei tabloid è tutta inglese, World, Truth, Vanity Fair, sono tutti magazine, sono tutti settimanali che nascono in Inghilterra nella seconda metà dell'Ottocento e nascono con un obiettivo molto preciso, che è quello di raccontare la vita delle celebrità dell'epoca. Chi sono all'epoca le celebrità? Sono gli aristocratici, sono la gente di corte, sono i principi, e quindi comincia da allora un racconto che non si è mai esaurito. E sono poi soprattutto all'epoca dei grandi veicoli pubblicitari, come poi diventano dopo, insomma il meccanismo è sempre lo stesso. Un direttore, un ex direttore di tabloid inglese, del Mirror, che è il tabloid per così dire di sinistra, laburista, mentre il Mail è quello dell'ala destra dei conservatori, Piers Morgan diceva, per stare a un personaggio dei tempi nostri, Diana in prima pagina da viva valeva il doppio di qualsiasi altra prima pagina.
Diana da morta valeva il doppio del doppio. Quindi è un meccanismo commerciale e di speculazione sulle vite degli individui che è assolutamente impietoso e spietato e non risparmia niente e nessuno. Fino agli anni 60, bene o male, quella che era ancora chiamata l'epoca della deferenza, questo meccanismo quasi di spionaggio arrivava, si fermava sulla soglia delle camere da letto reali, non entrava lì dentro, non osava andare lì dentro. Poi la televisione ha travolto anche questo ultimo baluardo e abbiamo assistito negli ultimi tempi, devo dire che anche per un estimatore dell'Inghilterra come me, la vicenda, lo scandalo del hacking, delle intercettazioni telefoniche totalmente illecite e illegali operate dai tabloid, dai cronisti dei tabloid, su oltre 2000 personaggi, attori, uomini, Balotelli è stato una delle vittime, insomma, è stato una dei Balotelli, è stato, vabbè, Balotelli è una vittima, ma per la maggior parte dei casi bisogna dire che mette proprio la testa sotto la mannaia, insomma, ecco, devo dire la verità, a me è molto simpatico, gli voglio bene, insomma, come tutti noi italiani, poi soprattutto gli voglio bene perché è un italiano dalla pelle scura e io li adoro, gli italiani dalla pelle scura, perché significano che c'è un nuovo paese che sta crescendo e mi fa molto piacere. Però devo dire la verità che i suoi comportamenti a Londra erano forse più eccessivi di quelli del principe di Galles Edoardo VII, cioè ne ha fatte di grosse. Qual è però, unendomi alla critica di questa violazione protratta, continuata e imperterrita della vita e della sfera privata di un individuo, io ho trovato ignobile, per dire, la pubblicazione delle foto di Kate in topless, perché se fosse stata sulla spiaggia di Saint-Tropez allora non avrebbe potuto lamentarsi, ma se una prende il sole in topless o anche senza mutande in una casa privata, nello sprofondo di una foresta francese lontana 4 chilometri dalla strada, non puoi sostenere, come ha sostenuto il direttore di Key, ah beh, doveva saperlo che lei è esposta all'attacco dei cronisti e dei fotografi. Questo non è un argomento, perché allora, come capite bene, non c'è più nessuna barriera, nemmeno la tenda della doccia, ecco, finisce tutto lì. Però c'è un però, e però che questo è il corrispettivo molto pesante, molto amaro da pagare, eccetera, di una totale trasparenza nella vita pubblica. Questo è il problema. Sì. Un uomo pubblico o una donna pubblica sanno perfettamente, vedete, in questi giorni ad esempio c'è una polemica molto vivace perché che coinvolge due donne nei due campi avversi, no? Tra l'altro una è un'italiana di origine che è la ministra ombra, laburista, ministra ombra per le pari opportunità, e che viene attaccata perché è una bella donna, una bellissima ragazza, insomma, e viene attaccata perché faceva la modella, eccetera, le pubblicano, le ripubblicano le foto delle sue sfilate in lingerie, insomma queste cose un po' piccanti che tendono poi a che cosa? A demolire un po' l'immagine pubblica di una donna. E lo stesso accade a una ministra conservatrice, per la verità, che viene sottoposta allo stesso trattamento che oggi una signora che ha tra i 50 e i 60 anni, e le pubblicano le foto di 30 anni fa, quando era uno schianto di ragazza che, insomma, se ne andava in minigonna e anche meno magari in giro per le strade di Londra. Questo è però nella violenza della, come dire, del controllo dell'opinione pubblica, ripeto, è un controllo violento, però è anche il segno di una società che ha messo in azione tutti gli anticorpi. È inutile, cioè siete dissuasi sin dall'inizio dall'intraprendere una carriera o la vita pubblica se non siete sicuri di poter sottoporvi a uno scrutinio che non lascia nessun angolo nascosto. Chiunque pensi in Gran Bretagna di intraprendere una carriera pubblica convinto che ci siano degli angolini o dei cassetti nella sua vita dove nessuno andrà a dare un'occhiata, sa bene che non è vero, sa bene che questi cassetti verranno aperti. E quando verranno aperti sarà molto, molto doloroso, perché c'è un altro piccolo dettaglio che ci differenzia da loro. Non è detto che sia meglio o peggio, però è un elemento di differenza fondamentale. Insomma. E loro sono unforgiving, nel senso che non perdonano. Cioè, se uno sbaglia, sbaglia. Poi ha una seconda chance, ma
era assolutamente usuale, insomma sono finiti in galera, a parte l'episodio che racconto sempre, insomma quello del ministro Un, l'ex ministro dell'ambiente, era uno dei ministri più potenti del governo in carica, che si è fatto un po' di mesi di galera perché aveva mentito alla polizia sui punti della patente. Aveva sostenuto che guidava la moglie e quando hanno scoperto che guidava lui e che l'infrazione di velocità l'aveva commessa lui, prima si è dovuto dimettere, poi ha dovuto affrontare un processo in cui lui sosteneva che non era vero. Alla fine, quando il figlio gli ha detto se non dici la verità non ti parlerò mai più per il resto della tua vita, quello è andato dal giudice e ha detto è vero, guidavo io. Il giudice l'ha guardato e freddamente gli ha detto si vergogni, lei è un legislatore, e l'ha condannato a 8 mesi di galera. Cioè adesso io non voglio questa... Non, cioè mi pare anche eccessivo, devo dire la verità. Così mi pare però pure... sprofondiamo veramente in una nostalgia canaglia per il paese che stiamo raccontando, veramente. No, insomma, è che... Nel misero confronto con quel che succede da noi, non fosse altro insomma, per ognuno questo. Ognuno fa il confronto naturalmente sì, però, con la sua... Altra cosa... Dove peraltro, scusate se... mi viene questa cosa, invece quando si entra in politica abbiamo assistito a volte basta diventare ministro per ripulire completamente l'immagine, avere la camicettina bianca e nessuno osa mai più pubblicare foto di scinte o cose del genere, insomma è successo e continuerà a succedere qua da noi, no? Anche il contrario, perché una cosa è essere sottoposti al disvelamento della verità sui propri comportamenti. E questo è un principio di trasparenza ed un vincolo all'esercizio del potere. Altra cosa è l'esibizione del privato come strumento di organizzazione del consenso, come sta avvenendo nel nostro paese, ahimè, da molti anni. E questo è il segno di una degenerazione del costume, tanto privato quanto politico, secondo me. Chiaro. Cioè mettere in mostra ciò che è fuori dalla scena, cioè l'osceno. Il gusto dell'oscenità come, diciamo così... epatè, no? Come possibilità di epatè l'opinione pubblica, di sconvolgerla, questo io credo che sia veramente inaccettabile ed è il segno di una deriva molto preoccupante. Grazie senatore Corsini. Beh, io ho guardato l'orologio e ho visto che questo tempo è volato veramente molto molto veloce e ovviamente l'arte di chi è intervenuto su questo palco ha fatto sì che insomma si compisse questa serata insieme molto più velocemente della nostra percezione o perlomeno della mia, ma vedo che anche qui la sala è rimasta gremita e quindi mi sembra che anche voi abbiate gradito. Io vorrei consegnare a te Antonio un finale, diciamo, o di piccolo episodio, aneddoto raccontato, oppure quelle chicche che ci consegni da cronista meraviglioso e corrispondente quale sei, che in qualche modo ci dicano perché questo libro ci aggiunge qualcosa in più. No? Ma intanto permettimi di ringraziare tutti voi qui sul palco, oltre agli amici con cui siamo stati in compagnia fino a quest'ora, ma grazie a questi illustri lettori ho apprezzato che la loro chiave di lettura sia quella giusta, cioè le storie personali di questi strani e singolari personaggi sono in realtà la storia di un grande paese, sono tasselli della storia di un grande paese, il cui passato e anche il cui presente è difficile capire se non si parte da lì. Io diciamo sono innamorato, questo è del tutto evidente ormai, posso dichiarare il mio amore per la regina Elisabetta, diciamo sono uno spasimante. Anche perché l'età purtroppo ormai ti toglie da quasi della regina. No, la mia età, non la sua, no, la mia età. La regina, nel senso, ti toglie da qualsiasi imbarazzo. Diciamo, lei è precisamente un filosofo inglese contemporaneo che si chiama Roger Scruton, ha detto con chiarezza che cosa gli inglesi vogliono dal loro re o dalla loro regina. Vogliono che la maschera della regalità, con tutto ciò che questo comporta, il trapping, cioè la pompa, l'esibizione della grandezza imperiale, nasconda in realtà soltanto un altro ordinario inglese come loro. E la regina è questo. È un ordinario inglese che però dà, e questo è straordinario, pensate al Times, il Times di Londra, quando Sua Maestà compì 80 anni nel 2006, le dedicò un editoriale che recitava testualmente: grazie Maestà, perché
per 54 anni di regno non ha mai consentito alla maschera di scivolarle dal volto. Non è che vogliano un anonimo, vogliono la maschera augusta della regalità che incarna la grandezza del loro paese. Un teorico della monarchia settecentesco che si chiamava Burke diceva: la monarchia è il fascio di luce che attraversa l'oscurità dei secoli. Così la sentono ancora un poco gli inglesi. Comunque la maschera di Elisabetta, e chiudo, è assolutamente impenetrabile. Io ho cercato di fargliela calare o di strappargliela dal volto, perché nel 2005, in piena guerra, strascico di guerra irachena, assieme a mia moglie Yolanta, che è la mia regina qui in prima fila, ricevetti un invito e l'onore di essere invitato a un pranzo di Stato offerto da Sua Maestà al nostro presidente Ciampi, eccetera. E queste cose naturalmente sono sempre molto solenni, insomma si va lì con le decorazioni, le cose, eccetera, tutta questa roba. Qui c'è il Lord Stewart che al momento in cui arriva alla presenza, all'augusta presenza, recita il nome e il cognome, la regina ti dà la mano, cioè ti stende due dita e sfiora il tuo indice, diciamo, non si va oltre questa cosa. E però finita la cena, finito il pranzo, come si usa in tutte le normali abitazioni, anche se quella è Buckingham Palace, ci si trasferisce nella cosiddetta music room. La music room è un enorme salone dove gli ospiti si mescolano ai membri della famiglia reale. Quella sera c'erano tutti, proprio tutti, da Carlo, il giovane York, il duca di York, il fratello duca di York, eccetera, insomma c'erano tutti quanti e lì si fa un po' di conversazione. Adesso una cosa è Filippo è un tipo che va dritto, sparato, no? È così, si avvicina a uno e dice: lei chi è? E fa così, famosa, una sua gaffe, perché all'inizio degli anni Ottanta l'Inghilterra ebbe il suo primo deputato nero di colore, che era un postino originario dei Caraibi, e Elisabetta e Filippo andarono a un ricevimento del Commonwealth, dove c'erano quindi deputati dai parlamenti di tutti gli stati del Commonwealth, e Filippo andò dritto verso questo Bernie Grant e gli disse: lei chi è? E questo dice: I'm Bernie Grant, MP, sono Bernie Grant, membro del Parlamento. Filippo lo guarda e gli dice: e di quale paese? Perché l'idea che Westminster avesse un deputato nero agli inizi degli anni Ottanta non lo sfiorava nemmeno. Così in questa serata a Buckingham Palace Filippo si dirige immediatamente verso mia moglie, lui continua ad avere un gran gusto, un fatto di donne, e io invece mi unisco al gruppo che circonda la regina per chiacchierare naturalmente con la regina. Chiacchierare con la regina, naturalmente gli argomenti di conversazione con la regina sono fondamentalmente: uno, il tempo. E a marzo del 2005 Londra aveva una temperatura assolutamente mai vista, cioè strabiliante, straordinaria, perché insomma marzo è ancora un po' freschetto, invece eravamo a metà marzo e avevamo forse 22-23 gradi, era un'ondata di calore, e Sua Maestà commentò: come sapete non ci si rivolge mai per primo alla regina, e lei che attacca, diciamo, una certa conversazione, cominciò a dire: no, ma certo, fa un caldo a Londra, non ricordo l'eguale, forse mai in tutta la mia vita, tanto caldo. Io ebbi un'idea geniale, adesso qui facciamo dire qualcosa. Beh, certo, e siccome c'erano i soldati inglesi a Baghdad, in Iraq, e c'erano grandi polemiche su questa permanente presenza militare, sì, è vero, maestà, anzi ma, perché alla regina si dice ma, è vero, ma certo il caldo che fa Londra è niente rispetto al caldo che stanno soffrendo quei poveri ragazzi a Baghdad. Scese un gelo terribile, la regina per alcuni secondi continuò a fissare il soffitto e poi il suo sguardo si posò di nuovo su di noi. Sì, fa veramente molto caldo a Londra, e andò via. Quindi avevi scelto proprio... Eh?
il modo migliore per dare di gomito alla regina, insomma, effettivamente aveva funzionato. Beh, grazie a tutti voi, è stato un piacere essere qua, per me è la prima volta, è stato un piacere sentire, raccontare, fare paralleli tra l'Italia e l'Inghilterra, a volte anche impervi, a volte anche azzardati, ma insomma immaginarci alle prese con altri insegnamenti, altri traguardi da raggiungere così come furono i loro, però anche sentendoci rassicurati in alcune promesse concrete che invece riguardano, come ha fatto la senatrice Finocchiaro, le nostre prospettive future, che inglesi non siamo e forse non saremo mai, ma ci accontenteremo di molto meno per essere più sereni in questo tempo, cioè di una coerenza, di una linearità italica, ma pur sempre linearità e coerenza. Grazie davvero per questa serata insieme, senatore Corsini, senatrice Finocchiaro e Antonio Caprari.